Lettori e amici d'Europa Cristiana, buongiorno. Nell'editoriale di quest'oggi ci soffermeremo ancora sull'Afghanistan. I nostri mezzi di informazione ci dicono che la situazione per i talebani si fa complessa perché non riescono a governare il paese, a gestire la situazione e quindi si ritrovano nella impossibilità di instaurare lo Stato islamico che intendono creare. A mio modo di vedere, peccano da un lato per eccesso, dall'altro per difetto. Peccano per difetto perché non si rendono conto dell'interesse di alcune potenze internazionali a che i talebani diano un minimo di ordine all'Afghanistan. Sto alludendo in maniera particolare alla Repubblica Popolare Cinese, che ha già dichiarato di riconoscere il governo talebano, di intendere collaborare con le autorità talebane e quindi di avere tutto l'interesse a che i talebani abbiano un minimo di controllo della situazione sul territorio afghano. Peccano per eccesso in quanto non vedono che ai talebani non occorre creare uno Stato nel senso occidentale, nel senso compiuto del termine. Per dirlo in maniera più esplicita, non occorre ai talebani controllare direttamente tutto il territorio. Occorre che controllino ovviamente Kabul, controllino alcune città, controllino le zone strategiche dal punto di vista delle risorse del sottosuolo, in particolare la zona al confine con la Repubblica Popolare Cinese, che è strategica tanto per le risorse, per le terre rare che vi si trovano, quanto per il fatto che un controllo diretto dei talebani impedirebbe ai ribelli uiguri. I ribelli uiguri sono quei ribelli musulmani, o per essere più precisi quei kazaki, che abitano Xinjiang, cioè la regione estremo occidentale della Cina, e che stanno creando al governo di Pechino alcuni problemi. Problemi che il governo della Repubblica Popolare sta risolvendo con un insediamento progressivo di cinesi Han in quella zona e quindi una colonizzazione fisica di quel territorio. Pechino intende fare nello Xinjiang esattamente quello che ha già fatto in Tibet, cioè una sinizzazione dal punto di vista etnico-culturale, con un favor molto forte nei confronti di matrimoni misti e quindi di fatto un'eliminazione della presenza della cultura uigura nell'area. Per fare questo ha bisogno, o meglio, avrebbe molta comodità ad avere un impedimento per i ribelli armati uiguri di trovare rifugio fuori dai confini, quel famoso discorso dei santuari che tanti problemi ha creato agli americani in Vietnam. Per evitare questo, ha l'interesse a che le zone di confine tra l'Afghanistan e la Repubblica Popolare siano presidiate da un governo amico. I talebani si presentano esattamente come un governo amico e quindi hanno la possibilità di soddisfare le esigenze cinesi. Dal canto loro, i talebani hanno necessità, prima di tutto, di avere liquidità economica. Quello che non manca ai cinesi è il denaro e della liquidità. E quindi in questo momento c'è una convergenza di interessi a che i talebani si stabilizzino e nella stabilizzazione arrechino grossi profitti presenti e soprattutto futuri per quello che riguarda la Repubblica Popolare Cinese. Di conseguenza è molto probabile, a nostro avviso, che i talebani, represse
le manifestazioni di dissenso, represso quello che è quel minimo di insurrezione che è presente ancora nel paese, possano svolgere questa funzione. È di ogni evidenza che si può applicare all'Afghanistan la famosa battuta che veniva riferita agli italiani: governare gli italiani non è difficile, è semplicemente inutile. Ecco, governare l'Afghanistan è semplicemente inutile. L'Afghanistan va controllato, poi che siano presenti zone in mano a milizie armate più o meno fedeli al governo in carica, più o meno ribelli, più o meno incapaci di sottomettersi, questo fa parte della tradizionale cultura afghana. Gli afghani sono popolazioni guerriere, sono popolazioni diverse. È chiaro che i talebani avranno grosse difficoltà a governare le zone abitate da tagiki, da uzbeki, o le zone occidentali abitate da sciiti, ma questo non è un grosso problema, per almeno inizialmente, per i talebani. L'importante per loro è poter stabilire un minimo di ordine all'interno. Quello di cui hanno bisogno i cinesi per poter collaborare effettivamente con il governo talebano è che questo non ecceda in atteggiamenti che lo pongano particolarmente all'indice della comunità internazionale, e che quindi sia possibile collaborare con le autorità, le nuove autorità di Kabul, senza incorrere nell'accusa di collaborare con dei ribelli o con popolazioni incivili, con persone incapaci di mantenere i rapporti internazionali. Il fatto stesso che non abbiano proceduto all'insediamento del governo nel giorno dell'11 settembre, il ventennale dell'11 settembre, quindi degli attentati al World Trade Center, dimostra che le pressioni diplomatiche, noi presumiamo di Pechino, alcuni sostengono degli Emirati Arabi piuttosto che del Qatar, comunque di tutti quei paesi che intendono intrattenere relazioni diplomatiche e soprattutto economico-commerciali con i talebani, siano riusciti a dare quel minimo di ragionevolezza istituzionale che permetterà al nuovo regime di ottenere quei consensi e quel riconoscimento internazionale che il primo governo talebano, nonostante l'appoggio degli Stati Uniti di Clinton, era riuscito a ottenere. Ricordiamo che le Nazioni Unite hanno continuato a riconoscere come governo legittimo dell'Afghanistan quello della cosiddetta Alleanza del Nord e non quello talebano, nonostante che controllasse tutto il paese. Questo ovviamente non può essere un problema per i cinesi, che hanno già dichiarato di riconoscere i talebani, come dicevamo, e di conseguenza il nuovo regime talebano si presenta con prospettive per loro migliori di quanto avessero la prima volta in cui hanno preso il potere. In questa situazione anche quella manifestazione di studentesse di Kabul a favore della divisione delle classi tra studenti e studentesse, e quindi la divisione tra maschi e femmine all'interno dell'università che tanto scandalizza i media occidentali, è la dimostrazione che a questo stanno puntando e a questo il nuovo regime sta puntando con un discreto successo. Mi permetto di sottolineare come alcune decine di donne che manifestano contro le normative islamiche imposte dai talebani abbiano un grosso risalto sui nostri mezzi di comunicazione, e come più di 300 studentesse che manifestano all'università a favore dei talebani siano considerate poca cosa. Certo, una è una manifestazione che
corre il rischio della repressione, l'altra è una manifestazione che ha tutto il favor del regime e dei nuovi padroni della situazione. Ma è di ogni evidenza che il fatto stesso che avvengano, il fatto stesso che ci sia un consenso manifestato ed espresso, dimostra l'interesse del nuovo regime a accreditarsi anche a livello pubblico e internazionale come un regime che gode del consenso della popolazione. Ricordiamo che dopo più di 20 anni di guerra contro gli americani, che poi di fatto è una guerra perenne, le popolazioni afghane ricercano pace e ordine, e l'unica forza che in questo momento è in grado di garantire un minimo di ordine, di pacificazione e quindi di ripresa della vita economica e civile del paese si presentano i talebani. Quindi ci pare sommessamente di poter dire che ancora una volta i paesi occidentali si illudono che i loro criteri possano essere applicati in paesi che hanno culture completamente diverse. Io per ora vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e una santa domenica.